Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della registrazione delle chiamate sugli smartphone. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, mettete mi piace, lasciate un commento se lo gradite. Possiamo dare inizio alla nostra trattazione. Allora, la registrazione delle chiamate sugli smartphone. Credo che sia un tema direi abbastanza bollente, un tema sentito, compreso anche dal sottoscritto, perché la registrazione delle chiamate in effetti è una di quelle caratteristiche possedute dagli smartphone alla quale molti di noi non vorrebbero mai rinunciare. Perché? Perché in effetti registrare una chiamata non è semplicemente il discorso di io ti registro, così se tu dici una cosa io ho la prova, quindi non è soltanto il discorso di eventuali dispute personali, legali e quant'altro, ma nella registrazione delle chiamate ci sono anche a volte delle situazioni in cui si rivela molto preziosa. Scambio informazioni fra medico e paziente, fra cliente e commercialista, cliente e negoziante e quant'altro. Tutte quelle informazioni che magari noi dovremmo normalmente prendere il foglio e la penna col telefono in mano, scrivere lì e insomma, in effetti se noi abbiamo la facoltà di registrare la chiamata, abbiamo direttamente la voce dell'interlocutore che possiamo riascoltare per raccogliere nuovamente quelle informazioni che comunque al momento ci possono essere utili. Quindi non è che noi dobbiamo vedere in questa funzionalità qualcosa di negativo. Però che cosa è successo? Questa funzionalità, diciamo che molti smartphone negli anni passati ce l'avevano proprio nativa, cioè nel senso che nel software del telefono, in pratica nel dialer telefonico, come potete vedere qua, questo è quello del Mi Max 3, adesso andiamo nelle impostazioni, come potete vedere era parte del integrante del dialer telefonico. Adesso io qua per esempio vi faccio vedere che ho la possibilità di operare alcune modifiche, posso anche, vedete, posso avere la notifica della registrazione, posso registrare le chiamate automaticamente oppure posso farlo manualmente, posso registrare tutti i numeri oppure quelli che decido io, e ovviamente la registrazione delle chiamate la posso attivare o la posso disattivare. In ogni caso questo è quanto molti smartphone in passato avevano questa funzionalità nativa. Che cosa è successo? Da qualche anno sono state emesse diverse leggi in diversi paesi del mondo che in sostanza hanno definito la registrazione delle chiamate più o meno come qualcosa illegale e qualcosa che andrebbe in pratica a violare la privacy. Ora non vi dico tutte le varie dispute che da allora ci sono state, perché molti hanno detto ma che cosa c'è di illegale nella registrazione delle chiamate? Ci sono varie opinioni a riguardo. Fatto sta che a prescindere ciò è accaduto e le ripercussioni sono visibili. Sempre più brand hanno eliminato questa funzionalità nativa dai rispettivi telefoni, quindi nei vari dialer telefonici questa funzione è stata tolta. C'è chi addirittura ha proprio tolto il proprio dialer e ha inserito semplicemente quello di Google, perché sappiamo che Google è stata la principale azienda che ha aderito a queste leggi per quanto riguarda la privacy, e quindi in questi ultimi anni abbiamo visto questo scenario. Ma la cosa non è finita qui, si è ancora evoluta. Tra l'altro quest'anno doveva in pratica entrare in vigore una legge che praticamente stabiliva che dal Play Store sarebbero dovute scomparire tutte le app di terzi, attenzione, tutte le app di terzi che permetterebbero la registrazione di chiamate. Ora siamo a fine luglio 2022 e siccome questa cosa doveva partire già da maggio, io adesso vi faccio vedere il Play Store. Allora andiamo su Play Store, ok, adesso sul Play Store app registrazione delle chiamate, ecco qui. Allora in questo momento potete vedere con me in sostanza il Play Store
con tutta questa serie di app, vi faccio vedere, che dovrebbero in teoria servire allo scopo di registrare delle chiamate. Come vedete sono ancora sostanzialmente tutte presenti. Quindi domenica 24 luglio 2022, come potete vedere, le app preposte alla registrazione delle chiamate sono tutte presenti ancora sul Play Store. Che cosa non vuol dire questo? Che cosa non vuol dire? Non vuol dire che funzionino. Allora, io nei giorni scorsi ho voluto togliermi, diciamo, la soddisfazione di poter in sostanza testare alcune di queste app, dove qua su questo Redmi Note 11 è inutile fare la prova sul Mi Max 3, perché ovviamente il Mi Max 3 fa parte ancora di quegli smartphone usciti nel 2018 in cui questa funzione di registrazione delle chiamate era ancora possibile. Ne ho testate alcune, ne ho installate alcune sul Redmi Note 11 e vi posso garantire che nessuna delle app che ho installato funzionava. Fra tutte queste app, quella che diciamo funziona un po' meglio è questa qua, Cube ACR. È un'app molto molto conosciuta ed era un'app di quelle che prima di questo ban della registrazione delle chiamate era una di quelle che funzionavano meglio, e io tra l'altro la usavo. Una volta installata nello smartphone, una volta avviata, una volta configurata, a parte che lei parte già con delle sue configurazioni di default, in sostanza che cosa succede? Succede che la mia voce si sente e si alterna con quella dell'interlocutore, quindi magari difficilmente si possono ascoltare le due voci contemporaneamente come quando si fa una conversazione a due. Le voci si alternano e la voce dell'interlocutore non sempre si riesce a cogliere tutta nella sua interezza. Vi assicuro che se la installate perderete tempo, quindi non fatelo, non installate nessuna di queste app, perché ora come ora non serve più a niente. Ma la cosa non finisce qui. Se da un lato quest'anno le app dal Play Store preposte a questa funzione sarebbero dovute sparire, e non sono sparite ma comunque non funzionano, sapevamo che Google, rispettando comunque nei limiti del possibile queste leggi sulla privacy, si vociferava che praticamente la funzione di registrazione delle chiamate sarebbe stata reintegrata nel proprio dialer. Bene, io vi posso dire una cosa, nel mentre io sto testando questo Redmi Note 11, la funzione di registrazione delle chiamate effettivamente, almeno qua su questo telefono e penso su molti altri, è stata reintegrata. Tuttavia con un particolare che adesso vi farò vedere. Dunque, facciamo la chiamata al call center di Very Mobile. Come potete vedere, guardate bene, è possibile registrare, ma questa chiamata viene ora registrata. Ok, quindi in sostanza la registrazione delle chiamate tramite In sostanza la registrazione della chiamata è possibile farla, ma non più come funzione automatica. Insomma, quando parte la chiamata, la registrazione non parte assieme alla chiamata, quindi non è possibile registrare la conversazione direttamente assieme alla telefonata. Google ha reintrodotto la funzionalità attraverso questo pulsantino, come avete visto, che quando io premo questo pulsantino una voce automatica nello smartphone dice: questa conversazione, questa telefonata viene registrata. Quindi l'interlocutore dall'altra parte del telefono sentirà questa voce. Succede che potrebbe anche dire: ah, tu mi stai registrando, io butto giù la chiamata. Non so se ho reso l'idea. Se io voglio posso anche interrompere la registrazione durante la telefonata e una voce mi avverte che la telefonata non è più registrata. Quindi Google ha reintrodotto questa funzionalità, però con questo escamotage che dovrebbe rispettare queste famose leggi sulla privacy, e quindi l'interlocutore dall'altra parte del telefono, quando sentirà la voce che dice che la chiamata viene registrata, potrebbe anche non accettare la nostra chiamata e buttare giù. Mentre invece prima, quando la telefonata veniva registrata in modo automatico, l'interlocutore non sapeva niente, quindi la conversazione poteva avvenire tranquillamente, l'interlocutore poteva dire tutto quello che gli passava per la testa senza essere consapevole di essere registrato. Penso che chi sa leggere un po' tra le righe riesce a capire cosa voglio dire. Questo è alquanto. Ora
Un'altra domanda abbastanza noiosa e spinosa che potremmo farci è: ma io oggi come oggi dove lo trovo uno smartphone che mi registra le chiamate? Ebbene, semplicemente questi qua, tutti gli smartphone che hanno il dialer di Google vi permettono di registrare, però ricordatevi che c'è sempre questa condizione che quando premetti il tasto registra, la chiamata, l'interlocutore sa di essere registrato. Che si può fare? Allora, adesso io vi faccio vedere una cosa che l'avevo fatto ieri al computer. Andiamo qua sul Google Chrome e notate cosa faccio. Smartphone che registrano le chiamate. Faccio una ricerca attraverso Google Chrome di smartphone che registrano le chiamate. E qua praticamente, ecco, vi faccio vedere questo. Lo vedete qua, no? 1,48 dei 160 risultati in cellulari con registrazione chiamate, e siamo su Amazon. Ora vi farò vedere come in effetti, in realtà, di tutta questa cosa che voi vedete, nessuno sostanzialmente vi fa sapere se questi smartphone, guardate, vedete qua, ci sono molti rugged phone. Allora, adesso, così, tanto per puro vezzo di informarsi, clicchiamo sul primo telefono che ci passa qua sott'occhio. Ok, siamo arrivati al fondo. Siamo arrivati al fondo, eh? No, ditemi, non l'avete visto, eh? Io non ho visto la frase registra le chiamate. Allora, usciamo qui da Amazon. Questo l'ho voluto fare qui proprio a video. Perché? Perché io avevo già fatto questo tipo di ricerca ieri al computer per cercare se esisteva qualche elenco dove qualcuno avesse già comunque compilato una specie di mini elenco di telefoni con questa funzione, e vi dico la verità, non ho trovato niente. Quindi, per sapere se un telefono registra le chiamate oppure meno, oppure no, l'unico modo per saperlo è rivolgersi direttamente ai brand, ai fornitori, ai rivenditori di questi smartphone. Per esempio, si può chiedere direttamente a Ukitel, se, sperando che rispondano, oppure a Omidigi o a chiunque sia, a Qbot, anche a Blackview, cioè non è nessuno escluso. Si può anche tentare di mandare un'email, quindi tramite il loro servizio clienti nei loro siti, e chiedere se questo smartphone supporta la registrazione delle chiamate. Allora, come potete notare, io sto ancora andando avanti, questo articolo niente, non ci interessa, anche questi video qua che vi spiegano come registrare le chiamate, adesso come adesso, vedete sono del 2021, ma adesso come adesso non perdete neanche tempo a guardare questi video, ma non perché non siano belli o non siano ben fatti, ma perché le app presenti sul Play Store non servono praticamente a niente, e anche quella che in teoria sembrava la migliore, Cube ACR, non è, sostanzialmente non funziona più. Allora, vedete qua ci sono le app per registrare le chiamate, ma io ve le ho già fatte vedere. Poi, vedete, io sto facendo la famosa ricerca su Google, con la famosa ricerca telefoni che registrano le chiamate. Qua c'è un altro articolo, proviamo a cliccarlo. Vi posso assicurare che non troverete nessun telefono, guardate. Sapete perché? Perché questo l'avevo già visto io ieri. Ecco, ma soltanto per togliere un po' il dubbio, vedete cosa fa Google. Ecco, qua finisce tutto. Questa ultima parte, ricerche correlate. Qua dice che OnePlus 8T dovrebbe avere questa funzione, non lo so. Chi ha il OnePlus 8T lo può anche mettere nei commenti. Togliere avviso registrazione. Cosa ci manda? Ci manda un articolo che ci dice come disattivare la registrazione automatica. Ma non era quello che si stava cercando. Vedete? Sembra quasi che Google... eccolo qua. Come disabilitare l'avviso di registrazione delle chiamate. Andiamo a vedere. 21 marzo 2022. Questa è fresca, eh? Andiamo a vedere. Vedete, il vizio che hanno questi articolisti è quello di scrivere 300 cose inutili con 400 banner, poi quando arrivate alla fine dell'articolo trovate l'informazione che vi interessa,
Ah, allora qua ci dice sul Play Store installare TTS Lex. Andiamoci a vedere questo TTS Lex. Qua c'è il TTS Lex. Lo installiamo? Ho fatto la faccia un po' così perché voglio dire, ma non è che per caso poi mi esplode il telefono, non lo so. Facciamo una cosa, io per adesso non lo installo, ok? Facciamo così, non lo installo e vado avanti con la consultazione di questo articolo. Vediamo un po' se... Allora, ci dice di installare TTS Lex, ok? Va bene, andiamo avanti. Poi, dopo, ecco, qua ci fa vedere praticamente... dopo aver installato TTS Lex, apri le impostazioni del tuo telefono e digita sintesi vocale nel campo di ricerca, ok? Poi apri le impostazioni di sintesi vocale TTS e tocca l'opzione motore preferito come mostrato in seguito. Poi nel motore preferito seleziona TTS Lex, ok? Poi va bene, qua ci sono le casse monitor, va bene, diamo anche un... accettiamo anche questa pubblicità. Poi nella richiesta di conferma tocca il pulsante OK. Ora torna alla schermata iniziale e premi a lungo sull'app Google Phone, quindi tocca l'opzione informazioni app, sì, ok, quello è un classico. Nella pagina delle informazioni sull'app tocca cancella dati e quindi l'opzione cancella tutti i dati. Importante, assicurati di svuotare correttamente i dati e la cache dell'app telefono, altrimenti l'app non funzionerà. Ecco fatto, in questo modo l'altra estremità non sarà in grado di ascoltare l'avviso di registrazione. Allora, io penso che questo articoletto qua probabilmente potrebbe essere forse la parte più interessante di tutto il video che sto girando, però vi dico una cosa, adesso io ho soltanto per puro caso, proprio perché sono in vena di affrontare questo argomento, per puro caso mi sono imbattuto su 300.000 cose inutili su Google Chrome. Questa perlomeno potrebbe essere interessante, perché serve semplicemente a rendere la registrazione delle chiamate un pochettino più come se fosse automatica, quindi l'interlocutore non sa di essere registrato. Bene, l'articolo finisce, adesso io mi prendo 5 minuti di pausa, mi vado a bere un bel bicchiere di qualcosa di fresco, dopodiché farò il test e poi vi dirò qualcosa, ok? State lì, non scappate! Eccomi tornato. Allora, ho fatto quanto suggeriva l'articolo che vi ho mostrato, praticamente. In sostanza, andate su Play Store, scrivete TTS Lex, ok? Installate quest'app, questa TTS Lex, adesso io l'ho già installata. Aprite questa app, TTS Lex, e come motore predefinito, vedete, motore predefinito, inserite TTS Lex. Il resto lasciatelo com'è. Quando inserite TTS Lex, vedete, vi compare questa frase che dice attenzione, potrebbe fare eccetera eccetera eccetera. Voi comunque fate ok e lasciate tutto com'è. Poi vedete, sull'app telefono, il dialer telefonico, tenete premuto, andate su informazioni, ok, queste qua sono le informazioni dell'app, andate in fondo, ok, vedete c'è la voce elimina dati, aprite, prima svuotate la cache, dopo cancellate tutti i dati e a quel punto il gioco è fatto. Quando voi andate a fare la vostra telefonata, adesso io per esempio utilizzerò ancora la mia vittima del cuore, cioè il servizio clienti di Verimobile, parte la chiamata, ok, registra, non si sente più la nostra vocina, la chiamata viene registrata. E stessa cosa quando interrompete la chiamata, non sentite più la chiamata, non è più registrata.
Vedete? Io adesso clicco, fermo la chiamata e posso anche andare a riascoltarmi la chiamata. Quindi possiamo dire che questo simpatico trucco, che sicuramente prima o poi gli sviluppatori di Google, credo che da qui a non so, non passerà molto tempo, spero di sbagliarmi, non passerà molto tempo che qualcuno da parte di Google riuscirà quindi a rimettere, tra virgolette, a rimettere le cose a posto. Va bene, io concludo questo video, che devo dire che è stato molto interessante. Abbiamo affrontato questo argomento in maniera, spero, abbastanza leggera. Non troppo austera, non troppo seriosa. Perché comunque, certo, è vero che a quelli come me questa funzione è molto utile, e quindi rinunciare a questa funzione è un peccato, perché comunque è una funzione da telefono, è una funzione del telefono, e quindi non dovrebbe essere tolta. Concludo il video, vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, sono le solite cose che vi dico sempre, lasciate un commento e alla prossima, ciao ciao.